sforzo ai cittadini di Pordenone, alla classe dirigente di Fratelli d'Italia, perché volevo esserci a Pordenone. In una campagna elettorale molto breve, molto complessa, nella quale cerchiamo di raccontare dove non esiste una visione alternativa, dove magari le città vengono pessimamente governate da alcuni nostri avversari, e dall'altra parte cerchiamo però anche di raccontare che cosa accade nelle amministrazioni comunali se si investe su un partito come Fratelli d'Italia, e cioè quello che è accaduto a Pordenone, dove voi avete un sindaco, Alessandro Ciriani, che in questi anni è riuscito a mettere le mani ovunque ci fosse bisogno di aiuto dell'amministrazione comunale, di avviare le opere, di sostenere i servizi sociali, e allo stesso tempo ha abbassato le tasse e ha tagliato il debito comunale. Si chiama saper amministrare la cosa pubblica. Si chiama fare il proprio lavoro con umiltà e determinazione. E per me questo è molto prezioso, perché vedete, sento spesso tra le tante accuse infondate che vengono formulate nei confronti di Fratelli d'Italia questa fake news secondo la quale Fratelli d'Italia non avrebbe una classe dirigente. Ah, Fratelli d'Italia non ha una classe dirigente. Abbiamo avuto in Parlamento gente che quando ci è arrivata è come se avesse grattato il gratta e vinci turista per sempre, e la classe dirigente non avrebbe un partito che è abituato a crescere, a far crescere i propri dirigenti nel lavoro quotidiano che si fa sui territori, la famosa trafila, la militanza politica, l'impegno nei consigli comunali, nei consigli regionali, stare in mezzo alla gente, prendere il consenso dei cittadini stando sul territorio, dovendo rispondere a quello che i cittadini chiedono. È anche la ragione per la quale siamo rimasti l'ultimo partito in Italia che chiede l'abolizione delle liste bloccate. Perché io non voglio parlamentari nominati dai segretari di partito. È ovvio che quando un parlamentare è nominato dal segretario di partito per, diciamo così, tradire gli impegni che ha preso con i cittadini, basta che si venda un altro segretario di partito. Ma il trasformismo che noi abbiamo visto in questi anni, se quegli stessi parlamentari fossero stati scelti da voi che scrivevate il loro nome sulla scheda, quel trasformismo non l'avremmo visto, quei tradimenti non sarebbero stati così copiosi. Una capacità di selezionare una classe dirigente sulla base del valore che dimostra sul campo. Niente quote, niente nomi bloccati, il valore delle persone, la meritocrazia. Alessandro Ciriani, qui a Pordenone, non solo lui, tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, la maggioranza che sostiene Alessandro, hanno dimostrato di saper fare un ottimo lavoro. Allora, se Pordenone in questi anni ha corso, in questi 5 anni ha tornato a correre, adesso deve volare. E quindi ci servono altri 5 anni per terminare questo lavoro e per portarlo avanti. E per dare un segnale a 360 gradi di cittadini che sanno guardare alla politica non con superficialità, ma con la capacità di capire che lo Stato, le istituzioni, sono la nostra azienda di famiglia. Perché vedete, gli italiani, io delle volte rimango un po' colpita quando sento dire: ma tanto i politici sono tutti uguali, ma tanto sono tutti ladri. Falso. La classe politica, ci piaccia oppure no, è lo specchio della società che rappresenta. Ci sono buoni, ci sono i cattivi, ci sono quelli che fanno bene il loro lavoro e quelli che lo fanno pessimamente, ci sono quelli che non tradiranno mai e quelli che tradiscono ogni giorno pur di mantenere la poltrona sotto le proprie reali terga. Il punto è, voi sapete scegliere quando andate a votare, sapete valorizzare, gli italiani sanno valorizzare quelli che dimostrano di vivere l'impegno politico come una missione, o piuttosto preferiscono credere alle bugie di quelli che raccontavano che avrebbero dato a tutti 780 euro se non lavoravano, pur di raggranellare il loro consenso. Io sono stata molto retanquita per aver detto che il reddito di cittadinanza è metà donna di Stato. Lo confermo. Di rado dico una cosa che non penso. Ho detto una cosa molto precisa, ho detto che il principio da cui muove il reddito di cittadinanza è lo stesso principio da cui, sempre grazie alla sinistra, muove il principio del mantenimento a metadone per un tossicodipendente. Perché che cosa fa il metadone? Il metadone
tiene il tossicodipendente fermo nella sua condizione, non la risolve, non guarisce. Il reddito di cittadinanza è pensato per tenere le persone in difficoltà in quella condizione, senza che possano migliorare, ma perché così devono dipendere da una politica alla quale dovranno dare il consenso per continuare a stare al potere. E questo non vuol dire avere rispetto per le persone, questo vuol dire sfruttare la povertà. Perché se quelle persone che oggi prendono il reddito di cittadinanza, al netto di quelli che lo prendono e oltretutto non ne hanno diritto e non lo meriterebbero, perché quanti scandali avete visto ogni giorno? Cioè noi abbiamo imprenditori vessati dalla mattina alla sera, tassazione ai limiti, gente che viene massacrata dall'Agenzia delle Entrate e poi scopriamo che il reddito di cittadinanza viene dato a fior fiore di spacciatore coi soldi di chi lavora. E anche questa è la follia. È una follia, perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto fa assistenza verso chi non può lavorare, ma per chi può lavorare lo Stato deve garantire le condizioni per cui quella persona possa lavorare, partecipare alla comunità, crescere, migliorare la propria condizione, la dignità del lavoro. È questo che la sinistra non riesce a capire. Per loro è tutto uguale, tutti mantenuti con la paghetta di Stato, basta che state zitti e votate 5 Stelle. Non è il mio modello di sviluppo, non lo sarà mai. Viviamo una condizione molto complessa, signori, non voglio mentire perché non mento mai. L'Italia vive una condizione molto complessa. Il dato del prodotto interno lordo dello scorso anno è il quarto peggiore dato dall'Unità d'Italia a oggi. Gli altri tre dati peggiori di quello dello scorso anno sono tutti e tre riferibili agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Solo che io escludo che durante la Seconda Guerra Mondiale qualcuno abbia speso i soldi per comprare i monopattini o per fare la lotteria degli scontrini. Lo escludo. Allora noi abbiamo una situazione difficile, ma una politica troppo irresponsabile per rendersene conto. Dall'inizio della pandemia, a dimostrazione, noi siamo sempre stati all'opposizione, ma a dimostrazione della serietà di Fratelli d'Italia, siamo stati quelli che hanno fatto il numero più alto di proposte. Diceva che eravamo prima negazionisti, poi siamo novax. Prima eravamo negazionisti, peccato che eravamo noi che chiedevamo la quarantena per chi rientrava dalla Cina mentre Zingaretti andava in giro a abbracciare i cinesi. Eravamo noi che chiedevamo il potenziamento dei mezzi pubblici, che chiedevamo iniziative serie sulle scuole, perché capite bene che i banchi a rotelle, no? Cioè che poi tecnicamente col banco a rotelle uno è più facile che si avvicina, no? Cioè non c'è una logica nelle cose che vengono. Noi abbiamo chiesto di mettere in sicurezza gli anziani, pensate che fummo i primi a fare uno studio statistico su come il Covid impattava. Io lo chiesi a Giuseppe Conte, allora Presidente del Consiglio, gli dissi: guarda, scusa, all'inizio proprio del primo lockdown, dissi: scusa, facciamo uno studio statistico, compariamo i morti provincia per provincia dello scorso anno con quelli dello stesso periodo di quest'anno e vediamo come impatta. Non lo fecero, ovviamente, troppo difficile. L'abbiamo fatto noi con l'ufficio studi. Per primi dimostrammo che il Covid era particolarmente aggressivo per i più anziani. Abbiamo chiesto 100 volte di mettere in sicurezza gli anziani, perché che senso ha che mi chiudi la palestra a un ventenne e poi una vecchietta di 80 anni si deve stipare sull'autobus insieme a 300 persone per andare a fare la spesa? Che senso ha? Sono sempre state fatte le cose più facili, anche col Green Pass. Guarda, adesso sono diventata novax perché poco importa che io sia vaccinata, che non sia mai stata novax, perché loro sono così. Tutte le volte che non sanno come rispondere in modo sensato a domande che sensate sono, ti appiccicano addosso un'etichetta. Perché? Perché se tu sei impresentabile, loro non si devono più confrontare con te. Per cui quando su qualsiasi cosa seria li interroghi, loro per scappare dicono: tu sei impresentabile, scappano dal confronto. Siccome io non ho paura di scappare dal confronto, sono abituata a dire le cose che penso e mi considero una persona dotata di sé, ma faccio delle domande, no? Allora, ai fini del contagio, l'utilità del Green Pass qual è? Guardate, mi ha risposto ieri il ministro Giovannini. Ministro dei Trasporti ieri ci dice che il Green Pass sui mezzi pubblici non serve perché non garantisce maggiore sicurezza. Scusate,
Ma perché sui mezzi pubblici non la garantisce e dentro ai ristoranti la garantisce? Non sarà mica perché sui mezzi pubblici lo Stato non è in grado di fare i controlli e pretende che li facciano persone che non hanno l'autorità e la competenza per farlo. Perché non compete a un ristoratore, a un barista, al titolare di una palestra dover fare quello che spetta chiaramente alla forza pubblica, no? Lo Stato rinuncia a farlo, dice che non lo riesce a fare, per cui tu ti ritrovi col paradosso che ti serve il Green Pass per prendere il treno ad alta velocità Roma Milano, ma non per prendere la metropolitana, perché dice che il Covid viaggia solo sull'alta velocità. Mi piace viaggiare comodo. Che senso ha? Che senso ha? Se entro dentro al bar a prendere il caffè e sto in piedi, non mi serve il Green Pass. Se mi metto seduto, sì. Sono misure che non hanno alcuna valenza, diciamo, alcuna valenza scientifica, no? Ovviamente, a cosa servono? A introdurre surrettiziamente l'obbligo vaccinale, senza dichiararlo. È una cosa che mi manda in matti. Io non sono favorevole all'obbligo vaccinale, ma se vuoi introdurre l'obbligo vaccinale, se sei convinto di quello che stai facendo, ti assumi la responsabilità di quello che stai facendo. È compito della politica. Tra introdurre l'obbligo vaccinale per legge e introdurlo surrettiziamente con il Green Pass, e quella differenzuccia è che nel caso di obbligo vaccinale per legge, la legge prevede che il governo e lo Stato ti devono risarcire se qualcosa va male, cosa che non è altrettanto chiara in assenza di un obbligo di legge. Allora le cose vanno chiamate per il loro nome. Guarda, io penso che su questo ci sia una grande differenza tra noi e la sinistra. Noi ci fidiamo dei cittadini, noi crediamo che se le persone tu dai un'informazione corretta, dicendo la verità, con tutte le difficoltà che questa epoca e questo mostro del Covid che affrontiamo possono portare, perché era per tutti una cosa nuova, nessuno poteva avere tutte le risposte in tasca, ma se si dice la verità, se si fosse ad esempio fatta una campagna vaccinale seria, di informazione seria, no? AstraZeneca prima 55, poi sopra i 60, le case farmaceutiche, i contratti segretati con la Commissione Europea, quando sono usciti quei contratti ci è stato spiegato che noi pagavamo miliardi e loro si impegnavano a fare del loro meglio. Del loro meglio. Ma avete mai visto un contratto così? Voi avete mai sottoscritto un contratto? Cioè tutta questa confusione ovviamente, no? Può aver creato delle difficoltà, ma se tu le persone le informi correttamente, in modo serio, automaticamente i cittadini sono portati ad avere comportamenti virtuosi. Ma noi lo abbiamo visto in tutta la fase della pandemia. Sono le cose che non hanno senso che fanno arrabbiare la gente. Sono l'utilizzo dei due pesi e delle due misure. Che se tu devi fare, non lo so, ci vuole il Green Pass per entrare dentro al ristorante, ma non per entrare alla festa dell'unità. Io no. Però il Green Pass tutti gli altri, sono queste cose, no? Che fanno arrabbiare la gente. Invece loro pensano che i cittadini vadano educati, come se fossero dei bambini, popolo duro, non capiscono niente. Noi diciamo un po' di bugie, li educhiamoli, costringiamo se necessario a fare quello che noi riteniamo essere giusto. Sono due approcci completamente diversi, ma io non rinuncerò a fare domande che altri possono considerare scomode. E non me ne frega niente delle etichette che mi appiccicano addosso, perché io penso che questo sia il compito della politica. Non sono novax, non sono razzista, non sono omofoba, non sono l'80% delle cose che mi hanno detto. Ieri c'è un candidato del Movimento 5 Stelle, mi ha definito cagna. Vabbè, lì per lì neanche ci ho fatto caso, qualcuno dei miei se l'è presa. Poi ci ho pensato, io sono una grande amante dei cani. Sapete perché? Sapete perché? Perché i cani sono leali, sono veloci, sono intelligenti e combattono per quello che difendono. Ed è quello che faccio io, sì, con tutta Fratelli d'Italia. Combatto per ciò che amo, combatto per ciò che voglio difendere. Non ho paura di dire le cose come secondo me vanno dette. Non ho paura di dire che non ha alcun senso che mentre noi costringiamo gli italiani con mille regole che limitano le loro libertà fondamentali, poi facciamo sbarcare dall'inizio dell'anno 40.000 persone che si rifiutano di fare il tampone e il vaccino. Che mentre le nostre aziende chiudono in tutta Italia, nel Parlamento della Repubblica Italiana
della follia. Vi rendete conto di quanto tutto questo sia surreale? Abbiamo fatto proposte di ogni genere per dare una mano alle imprese di questa nazione dall'inizio della pandemia. Qui già mi fanno cenno che devo tagliare. All'inizio della pandemia. Perché anche qui, qual era la priorità sulla quale bisognava concentrarsi? Dico queste due cose proprio. Quali erano le due cose, qual era la priorità sulla quale il governo avrebbe dovuto concentrarsi? La continuità delle aziende. Cioè noi ci dobbiamo capire, la ricchezza non la produce lo Stato. La ricchezza non si crea per decreto, il lavoro non si crea per decreto, la povertà non si sconfigge per decreto. È chiaro? La ricchezza la creano le aziende e i loro lavoratori. Per noi la priorità era impedire che troppi imprenditori durante l'epoca del Covid considerassero più vantaggioso chiudere l'azienda, perché i segnali che dava lo Stato italiano erano segnali di resa. La stessa cassa integrazione, per paradosso, spiego il concetto, noi siamo stati favorevolissimi alla cassa integrazione, ma Fratelli d'Italia disse al tempo: diamo un messaggio a quegli imprenditori che resistono, diciamo che per chi può mettere le persone in cassa integrazione ma sceglie di non farlo, noi diamo a quell'imprenditore l'equivalente dell'80% di quanto ci costerebbe pagargli la cassa integrazione, per dire grazie a chi resiste. Ne abbiamo fatte centinaia di queste proposte, adesso non ho il tempo purtroppo. Ma no, la lotteria degli scontrini. La lotteria degli scontrini, prima di Conte, l'aveva fatta solo Mugabe nello Zimbabwe. Giuro. Mugabe l'aveva pure vinta, Conte non ha fatto il tempo, hanno cacciato prima. Capite la ratio? Cioè cose senza senso, soldi buttati in una irresponsabilità, provvedimenti inutili. Oggi appunto ti dicono Green Pass, tutto Green Pass, perché? Perché vogliono distogliere l'attenzione dal fatto che arriverà un'altra stagione senza che siano stati messi in sicurezza trasporti pubblici e scuole, che sono i cluster. Per sempre. Mezzi pubblici non è stato fatto assolutamente niente, le scuole non è stato fatto assolutamente niente. E dire che ne abbiamo fatte di proposte, pensate, gli unici 100 milioni che sono stati stanziati in 2 anni per il potenziamento dei mezzi pubblici è un emendamento di Fratelli d'Italia. Oggi c'è un'altra vittoria di Fratelli d'Italia che regalo a questa piazza, perché noi abbiamo presentato un ordine del giorno che poi è stato sottoscritto da quasi tutti i partiti e che quindi è stato accolto dalla maggioranza per il rinvio delle cartelle esattoriali. Perché non puoi da una parte chiudermi e dall'altra chiedermi soldi che io non sono in grado di darti perché non ero nella condizione di lavorare. Come vedete, tanta responsabilità nel nostro lavoro, però con la serietà ti dice le cose come stanno. E quindi, per esempio, una delle cose che io continuo a dire è che Luciano Lamorgese si deve dimettere. Perché noi raccogliamo le firme per una mozione di sfiducia a Luciano Lamorgese. E rimango francamente basita nel sentire il presidente del governo dei migliori, Mario Draghi, dire Luciano Lamorgese ha lavorato benissimo. Rimango francamente un po' scioccata. Abbiamo 40.000 immigrati clandestini sbarcati, cioè abbiamo i bambini rom costretti a denunciare le loro madri perché li mandano a fare accattonaggio. Abbiamo visto di tutto in questi mesi e abbiamo visto gli scappati di casa di tutta Europa venire a bivaccare a Viterbo in un rave party scortati dal Ministero dell'Interno. Lamorgese ha lavorato benissimo, lo pensano Mario Draghi e i fattoni di tutta Europa, che avevano proprio, non sapevano dove andare, loro non sapevano dove farlo questo rave, hanno fatto delle chat, hanno cominciato a dire ma dove possiamo andare? Andiamo andare in Germania, che sei matto, quelli sono tedeschi, ci sgomerano subito, andiamo in Francia, ma no, Macron è andato con le ruspe nella baraccopoli, andiamo in Ungheria, no, c'è Orban, ragazzi andiamo in Italia dove c'è la Lamorgese che fa un ottimo lavoro. Lo stesso ministro che multava con 500 euro cada uno i ristoratori che manifestavano distanziati contro i provvedimenti del governo. Poi arrivano i bancabestia di tutta Europa e nessuno gli dice niente. Si può avere una nazione normale
Si può avere una nazione normale nella quale le regole si fanno rispettare, nella quale chi sbaglia paga, nella quale invece di prendersela sempre con la brava gente ci se la prende con chi invece sbaglia? Una nazione giusta, una nazione che faccia cose di buon senso, che spenda i soldi dove vanno spesi, che abbia un minimo di orgoglio nazionale. E chiudo davvero, un minimo di orgoglio nazionale. Un'altra delle cose che siamo noi è anti-europeisti per la sinistra. Perché per loro essere europeisti significa che si fanno mettere al governo pure se perdono le elezioni dalle consorterie europee e in cambio svendono pezzi di Italia a francesi e tedeschi. È il loro modo di essere europeisti, certo non è il mio. Certo non sarà mai il mio. Allora, sono modelli. Quale di questo modello si applica, quale di questo modello può governare dipende da voi. Dipende da noi anche, ma fino a un certo punto. Vedete, oggi incontro un sacco di gente che dice dovete fermare! E io rispondo, sa quanto ho preso alle elezioni politiche? 4,5%. 5 Stelle il 32%. Dai è tutta, dici va meglio la prossima volta, voglio sperare. Quando noi andiamo a votare, chiudo davvero, e delle volte lo facciamo anche un po' no, per ribellione, votiamo per ribellione, votiamo per rabbia, votiamo con tanti sentimenti. In realtà bisogna votare sempre con amore verso la propria terra, i propri figli, il proprio futuro, la propria attività, la propria nazione. L'amore non fa sbagliare il voto, la rabbia sì, l'abbiamo visto tante volte. Allora voi qui avete una possibilità per i prossimi 5 anni, avete già votato bene 5 anni fa, per cui insomma mi sembrate abbastanza concentrati. Però la scelta che fate con una croce la portate dietro 5 anni. Vale per la vostra amministrazione, varrà quando la democrazia tornerà anche in Italia, varrà anche per le elezioni nazionali. Dateci una mano, io garantisco che noi non tradiamo. Grazie!